Oggi siamo qui con Gabriella Scapicchio, sindaco di Le Village by Crédit Agricole Milano. Gabriella, Le Village è un hub per l'innovazione in cui promuovete la trasformazione e il supporto ad aziende che si vogliono lanciare nel mondo digitale. Come operate? Come opera Le Village? Sì, Le Village opera innanzitutto all'interno di un network internazionale perché abbiamo aperto il primo village in Italia a Milano, ma ne esistono altri 29, quindi diciamo che acceleriamo già 600 startup all'interno dei nostri village. Come operiamo? Noi selezioniamo startup, un numero molto limitato, startup di buona qualità, di ottima qualità in termini di innovazione e di potenziale di crescita attraverso delle call che lanciamo sul mercato e a cui le startup rispondono con diciamo un'application. Quindi noi le selezioniamo con un comitato di selezione composto da Crédit Agricole e dai nostri partner e se queste startup sono selezionate entrano a far parte del village e seguono un programma per 2 anni. Questo programma prevede l'accelerazione collettiva e individuale attraverso l'accompagnamento, il training, il mentorship, ma anche proprio un accompagnamento individuale per capire quali sono i loro bisogni per aiutarle a crescere nel business. Le accompagniamo poi nel fundraising, quindi nella raccolta di fondi, in particolare privati ma anche pubblici, e le accompagniamo, se hanno bisogno, nell'internazionalizzazione, quindi scalare i mercati internazionali. Ecco, quanto è importante in questo contesto la collaborazione, l'interdipendenza fra le varie realtà? È importantissima, infatti il nostro claim è proprio collaborare per innovare. Quindi noi diciamo siamo promotori di uno sviluppo dell'innovazione in Italia, in particolare a Milano, che sia fatto dalla collaborazione di tutti gli stakeholder del mercato che operano nell'ambito dell'innovazione, che quindi possono aiutare l'innovazione. Stiamo creando un sistema in Italia, un sistema che ovviamente non è creato dalle Village, ma è creato da tutti gli operatori che si stanno unendo le proprie forze per cercare di creare anche fiducia negli investitori italiani e anche stranieri, e creare anche un supporto, una protezione per le start-up che hanno bisogno di crescere. Ecco, quanto in questo contesto il dato, l'analisi dei dati, pensi sia importante? Allora, sì, l'innovazione non è soltanto ovviamente tecnologia e dati, perché noi abbiamo anche start-up che fanno abiti, che fanno scarpe, quindi probabilmente nel loro caso ci sono dati, comunque sfruttano i dati, sicuramente i dati dei clienti. Immaginiamo che noi abbiamo una startup che crea delle scarpe totalmente su misura attraverso la scannerizzazione del piede. Anche in quel caso ci sono dei dati alla base. Tutte le nostre startup, in un modo o nell'altro, anche se fanno attività molto concrete come ad esempio vestiti sartoriali, alla fine hanno dei dati alla base. Ed è per questo che noi ci siamo anche alleati con dei partner come ad esempio SAS, che tratta dati, quindi che può aiutare le nostre start-up in questo percorso. Ecco, l'ultima domanda. Si parla molto di artificial intelligence. Come Le Village aiuta, supporta allo sviluppo anche di questo tema che ormai è molto in voga e tutti ne parlano? Allora, diciamo è un po' casuale, un po' voluto, perché noi ospitiamo startup che fanno business con l'artificial intelligence e parliamo di startup che sviluppano modelli predittivi, ad esempio per grandi aziende basandosi sui social media, ma abbiamo anche una startup che appunto citavo prima, è una startup che fa una ricerca sulla documentazione degli immobili quando una persona deve comprare casa attraverso l'artificial intelligence, quindi veramente sotto tutti i punti di vista. Sicuramente noi siamo un gruppo bancario e finanziario, abbiamo bisogno di avere delle fintech per accelerare la nostra innovazione, quindi diciamo le nostre startup cerchiamo anche di così un po' non favorire ma anche privilegiare qualche volta startup che operano nell'ambito fintech attraverso l'artificial intelligence, proprio perché ne abbiamo bisogno noi come gruppo Crédit Agricole. Bene, grazie Gabriella. Grazie.